Per me è stato un po' un esperimento, una scommessa, una cosa nuova, e come tutte le cose nuove mi ha subito preso, coinvolto. Mi sono affidato totalmente, beh, innanzitutto alla stima che ho per Pierangelo Antonello, ci conosciamo da un bel po' di anni, per l'euforia, comunque l'entusiasmo col quale mi hanno presentato il progetto, quindi per me è stato un sì, subito, pronti via. E poi da lì è nato un po' il tutto, capire un po' come gestire, come fare, come iniziare a realizzare degli scatti, mi verrebbe da dire ad hoc. Io ho cercato di fare del mio meglio, comunque ho cercato di interpretare la città in alcuni scorci come faccio di solito, in altri modi con magari dei punti di vista un po' nuovi, innovativi. E ho cercato di creare del materiale, speravo interessante per chi poi è andato a lavorarci sopra. E poi io ho lasciato e vedo oggi per la prima volta dal vivo le opere come voi. Io non ho visto nulla dal vivo. Nella sua forma del muralismo abbia un grandissimo potenziale, neanche nascosto, però molto spesso non toccato, è democratica. Il fatto che può essere messa a disposizione di chiunque, al di là da dove è nato, da dove è arrivato, è ugualmente fruibile da tutte le persone che attraversano, anche per sbaglio, la città. A Torino ho tutte le carte in regola per diventare un punto di sviluppo dell'arte urbana. Torino avrebbe bisogno di un colpo di coda, come è stato nel 2006 quando ci sono stati le Olimpiadi. Ci si è resi conto che Torino era una città internazionale, che potevano succedere cose, che era finita la Torino industriale. Adesso, soprattutto in questo periodo, dopo la chiusura che c'è stata, avrebbe bisogno di nuovo di una spinta, non dico dall'esterno, ma proprio dal basso, di far rinascere la città. Mi sono ricordato di quando vivevo in Murazzi, andavo lì, molte volte anche la sera ci sono anche andato da solo, perché tanto sapevo che avrei incontrato qualcuno, di conosciuto, di non conosciuto, qualcuno da conoscere. Quindi per me era sentirmi parte di un essere molto più grande, che era la vita che c'era ai Murazzi, che c'era nella città di Torino fino a un tot di anni fa. Ho riscontrato in voi street artist una visione molto profonda, filosofica della città. Mi ha fatto molto piacere, come direttore artistico, incontrarvi, avere questa esperienza con voi e riscontrare che ci sono dei bei pensieri dietro a queste opere, e non è solo estetica, ma ci sono dei concetti forti alla base. Chi disegna sui muri lo fa per necessità di espressione il 90% delle volte, non per andare a distruggere qualcosa, ma per andare a creare qualcosa. Quello che abbiamo sempre cercato di fare noi è di portare un valore aggiunto allo spazio urbano, al tessuto urbano, andando a simulare delle reazioni nella gente che possono essere positive o negative, ma sono un segno di qualcosa che spesso arriva dal basso.